questo incontro mi sono portato un racconto che si chiama Autoritratto, che parla dei tre mie nonne, che sono due biologiche, la mamma di mamma e la mamma di papà, e una elettiva. Mi cerco di definirmi attraverso questa genealogia, seguendo una antica tradizione somala, che è quella di modo di organizzarsi attraverso il clan. Il clan è definito in base a una genealogia patrilineare. Allora, quindi io cerco di far stasera condividere una maniera nuova, cioè un modo di come dire, seguire il concetto della discendenza, ma rompendo la tradizione, senza abbandonarla ovviamente. Quindi questo è il punto di partenza. Poi vorrei anche collegarmi, attraverso vari passaggi, collegarmi alla questione del colonialismo. Queste mie nonne, di cui parlo il racconto, sono tutte quante anticoloniali e militanti. E quindi questa è la mia storia. Noi sappiamo tutti che la storia è una, come si dice, ci dà delle coordinate. Io provengo da questa storia di donne anticoloniali, da una parte. Dall'altra vorrei anche sollecitare di come poter creare, come non rimanere nel particolarismo nazionale, etnico, clanico, ma agire a termini politici e creare interessi comuni con altre donne. E quindi spero moltissimo che si discuta la questione dei diritti politici, che in Italia è un po' complicata, l'accesso ai diritti politici, che sono legati ai diritti di cittadinanza, che sono legati al sangue. È la democrazia, cara, è fatta così. Però dall'altra parte i diritti politici, da una parte, creano inclusione e partecipazione, e dall'altra parte caratterizzano la democrazia stessa. Se non ci sono, se abbiamo tantissime persone che non hanno diritti politici, abbiamo dei problemi. Anche se io sono ottimista, perché la democrazia si nutre anche di conflitti e di crisi. Grazie.